Mascherine in dono alle forze dell'ordine e alle residenze per anziani. A consegnarle in prefettura il sottosegretario agli interni Carlo Sibilia e il deputato 5 Stelle Michele Gubitosa. Si tratta della prima di una serie di donazioni previste per le prossime settimane. I due esponenti pentastellati parlano anche della fase 2, del necessario sostegno alle imprese, dei provvedimenti annunciati dal Premier Conte per uscire gradualmente dall'emergenza. Combatte essendo uniti e anche così dobbiamo essere vicino ai cittadini in queste settimane che verranno. Ieri sera abbiamo ascoltato tutti il presidente Conte, ci sarà una fase 2, ma questa fase 2 non significa che si esce dalle case e ci si ritorna immediatamente ad una vita che facevamo prima. Purtroppo la lotta è ancora lunga, per la prima volta nella storia ci stiamo accingendo a fare una battaglia a cui purtroppo nessuno ha sempre le risposte esatte e mi auguro che presto, con ovviamente il rispetto delle regole, riusciremo ad uscire da questo contesto storico particolare. Noi oggi abbiamo fatto questo gesto proprio di vicinanza che vuole dare quel supporto necessario a quella che sarà anche comunque la fase 2, perché queste mascherine diventeranno fondamentalmente un oggetto che ci accompagnerà per i prossimi mesi. Non sapremo fino a quando, ci auspichiamo che sarà meno tempo possibile perché riusciremo a trovare il vaccino quanto prima. Ovviamente le nostre indicazioni sono quelle di darle appunto ai carabinieri, alla Polizia di Stato, alla Guardia di Finanza e ai Vigili del Fuoco. Abbiamo predisposto 1.000 mascherine per uno come primo passaggio e poi alla prefettura lasceremo 2.000 mascherine, 1.000 da usare all'interno e altre 1.000 per tutte le situazioni di difficoltà che ci sono in Irpinia. E in primis abbiamo chiesto al prefetto di indirizzarle alle RSA, che sono state quelle che come strutture para ospedaliere hanno avuto le difficoltà più grandi, hanno avuto subire questa emergenza quasi sulla loro pelle.